Nel momento iniziale dell'inaugurazione della residenza per studenti e ricercatori per gli studenti di Biogem, un evento celebrato in occasione del decennale del centro di ricerca con sede a Camporeale. La struttura, tenuta a battesimo dal presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, dal presidente di Biogem Ortensio Zecchino, dal sindaco di Ariano Domenico Gambacorta e dal vicario della diocesi Don Antonio Blundo, è composta da 32 posti letto che sono stati realizzati in pochi mesi grazie alla sinergia tra gli enti. Il presidente Zecchino spiega le tappe più significative percorse in 10 anni. Questo è un traguardo importante. È il traguardo che più rende Biogem anche compenetrato con la vita cittadina, perché la nostra sede giù a Camporeale sembra fare di Biogem una realtà quasi estranea, ed estranea non lo è assolutamente. Però siccome siamo tutti un po' San Tommaso, che vogliamo più che vedere, toccare, ecco, questa presenza di Biogem nel centro urbano, che inaugura una residenza per studenti, i quali studenti sciamano nei nostri bar, nelle pizzerie, e che animano il centro urbano, credo che sia il modo per realizzare una più forte, come dire, interazione tra la comunità cittadina e Biogem. Io so che molte volte intorno a Biogem si sono sviluppate mitologie non sempre positive, perché Biogem, ma che fanno là, insomma, la ricerca. Ecco, cominciamo a realizzare una più diretta partecipazione della comunità, e questo mi pare molto importante. Naturalmente Biogem vive con l'impegno e con i collegamenti della grande comunità scientifica internazionale, ma noi siamo interessati anche ad avere un radicamento vero, forte nella comunità nella quale Biogem vive. Lei in una lettera ha scritto che il percorso di Biogem è stato in salita, lo è ancora così? I traguardi si conseguono con la fatica, e quando si usa la metafora della salita si usa la metafora dell'impegno che richiede fatica e del conseguimento di risultati, di traguardi che si raggiungono pedalando forte in salita. Qual è stata la soddisfazione più bella che ha raccolto in 10 anni? È difficile trovarne una, insomma, sono tante. Se posso dire, il fatto che noi superiamo l'infanzia dopo 10 anni e possiamo esibire dei numeri di crescita in un tempo così gravido di oscurità, di difficoltà, ma questa è una grande soddisfazione.